un punto di unione che non riesco a fare. Siccome c'è il problema del Sole che faceva questa orbita attorno dietro l'Australia, non è più un'orbita circolare, diviene un'orbita ovale. Ellittica, sì. Ovale, ellittica, non dice perché ellittica vuol dire sì, sì, così, sì, no? Cioè, c'ha due fulcri, sì, però uguali, no? Invece l'orbita ovale comporta, deve essere ovale, perché ovale? Cioè la circonferenza maggiore in realtà, no? La circonferenza quella lenta, invece quella piccola circonferenza dà la spinta. Se tu immagini un motore come le DL, no? C'è il punto morto del motore, no? Dove c'è la circonferenza piccola e arriva a fare un giro, no? Poi arriva a fare lento, 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 poi accelera perché arriva quella minore circonferenza, accelera, dà la spinta forte e riparte. C'è il moto perpetuo. È tutto spiegato alla fine. Cioè il moto perpetuum avviene in quell'interno, però è dato la spinta iniziale, sempre Dio, io sempre penso, no, non so che se non inizio, però Dio è sempre inizio. Ti dà la spinta e poi va da solo. Schauberg, andando in questo principio scienziato, no? Capendo il sistema del principio moto perpetuum, noi ci abbiamo l'energia noi infinita. E ha creato un motore. Diciamo un contentore. Io subito dov'è? Acqua. Così ho cominciato a fare propaganda della terra piatta io. Mi nascondevo il pezzo, andavo nelle navi da crociera, no, ferra a botto. Più di tanto tempo, ormai sono questo del mio. E andavo da gente sulle navi, dicevo, ma la terra è piatta, ma come fai a dire? Guarda fuori, vedevo l'orizzonte del mare, dico, era tutto piatto, dico, dov'è di questa curvatura? Non esiste. E poi c'era pure il capitano della nave, il comandante, dice, la terra è piatta, sì, sì, ok, ho capito. Io già davo uguale. I piloti d'aereo. Ah, poi ci penso, poi non arrivano per casa, poi ci penso. Ah, dice, così mi ha detto la terra è piatta, poi c'è il servizio in televisione, oppure un YouTube. Ah, dice, però quello lì me l'aveva detto, tu dai la notizia, poi va da sé la cosa. Questa è l'invenzione di questo scienziato Schauberg. Se lo vedete questo qui? Questo rappresenta un uomo. Che è importante questa scoperta, questa è la scoperta forse migliore, forse del secolo. La vedi così e ti sembra assurdata. Questa scoperta qua ha fatto sì che lui ha creato attraverso dei percorsi forzati, no? Nell'acqua oppure nell'aria, in questo caso nell'acqua, come le turbine degli aeroplani, dove basta una spinta minima, poi attraverso un percorso e come dice la spirale, no? Hai una tua probabilità, vieni qui, c'è quello enorme, vieni qua, hai un bambino. Ok, ho capito. Allora che fa? Un percorso a spirale dove con appena messo in movimento, no? La cosa, aspira aria perché la muove, aspira aria. Ma presto quest'aria viene poi accelerata e comincia un movimento sempre in aumento esponenziale, un movimento sempre in aumento perché non c'è più fine, perché non c'è un freno, cioè non c'è una valvola che blocca la forza dell'aria, sempre si muove e va avanti, no? E in questo modo gli scappavano via questi oggetti, no? Gli scappavano via, fum, e se ne andavano via veramente, e li chiamarono UFO, veramente li chiamavano UFO e vedevano partire stati fum. Un oggetto volante è sparito così, no? Ma poi gli scappavano però di loro prodotto, doveva riparare a capo. Ha capito che era una cosa veramente, una invenzione forte, no? Ma non l'ha fatto per una cosa. Attraverso questo coso che ha scritto pure qua in tedesco, lui riusciva a alzare dei pesi pesanti di tonnellate con un semplice apparecchio di 20 cm di grandezza. Cioè, creava una specie di sospensione, come possiamo chiamare una sospensione dell'aria? Riusciva a creare una antigravità, cos'è? Come lo chiamare? Non c'è la gravità? La gravità è levitazione. Ah, levitazione, è di la levitazione. Metteva in stato di levitazione attraverso questo apparecchio, andava sotto questo.
e questo ha anche spiegato ai aeroplani che possono decollare anche in verticale, perché stanno usando ultimamente, ormai è chiaro, attraverso anche la notizia che aeroplani che usano questi nuovi turbine di nuova generazione vanno senza costi. Ecco perché il prezzo dell'aeroplano è andato fino a 10 euro, tu vai a Londra a 10 euro, mica normale 10 euro vai a Londra, per dirti un esempio, no? Perché ormai i costi di gestione di kerosene ormai è zero, c'è la partenza e poi va da sé. Poi attraverso le vette che bloccano la flusso dell'aria vengono anche la velocità, attraverso questo momento bloccano la cosa e la controllano. Le turbine funzionano così, non c'è più costo di kerosene. Non ha bisogno di... È bello però è segreto, tu non devi saperlo, devi pagare sempre il biglietto perché tu pensi che è così. È chiaro? Ok, da qui poi parte la mia cosa, cioè questo poi viene dopo aver fatto questa deduzione, no? Le mie sono sempre teorie comunque, io sto cercando, certo. Perché sono andato a venire io a Schauberg? Attraverso questo ecco principio del moto perpetuo creato all'interno dell'uovo. Perché all'interno? Perché noi in realtà, io penso, che noi si viva, giusto il congiuntivo, noi si viva dentro un uovo. Però in che modo dentro un uovo? Dov'è qua il coso, il monitor? Cioè io con l'uovo... Vabbè, ho figlio di nuovo? Ho fatto apposta a preparare io un uovo prima, un uovo sodo, no? L'ho tagliato nella parte per lungo, insomma, no? Si vede, è chiaro, no? Perché noi viviamo, e qui è molto anche, si vede, insomma, all'istante che... Come se noi vivessimo nella parte del tuorlo, no? Noi siamo lì, era un'idea, una teoria mia, no? E il bianco rappresenta il muro di ghiaccio. La forma che vedete anche dell'uovo all'interno rappresenta questo principio di prima, vedete, no? Quel fatto lì, no? E l'orbita che fa il sole ed è questa qui, no? E questo praticamente è il tuorlo dell'uovo, la forma che fa il sole. Il sole percorre un'orbita, diciamo, lontana forse 6.000 km, 6.000, non so, sta sopra, è vicino, non è così lontano, ti capisci? Perché hanno detto allora che lui sta il sole a 150 milioni di chilometri. Ma come l'hanno trovato questo numero? Dove viene? Perché è strano, con lui è 150 milioni di chilometri. Dimmi la forma, come fa? 2%, 4%, 8%, che fa? Non c'è la misura vera, perché loro spostavano pure i milioni, ah, 93 milioni, veniva Copernico, no, facevo 76 milioni di chilometri, invece no, è possibile fare il calcolo dell'altezza del sole attraverso una forma molto semplice. Un ragazzo in Thailandia di origini olandesi ci è arrivato, molto semplice come formula. Dov'è ora? Ah, ce l'ho qua. Devo riaccendere? Cosa voglio chiedere? Scusate un attimo, faccio vedere. La triangolazione adesso è possibile farla, però soltanto in un certo periodo dell'anno. No? Cioè, io la faccio oggi, per esempio, dopo un mese, siccome il sole va in spirale, no? Si allarga e si stringe, per esempio, diciamo, non userà sempre lo stesso, occorre fare la triangolazione nuova lì. Però quando percorre il percorso dell'equatore è più facile fare, perché se abbiamo una misura costante, no? Fa sempre lo stesso giro, mentre prima invece si allarga, si stringe, invece all'equatore fa sempre, almeno per un po' di giorni, fa sempre la stessa orbita. È più semplice fare la misurazione quando percorre l'equatore, cioè vuol dire nel mese di marzo, 21 marzo vuol dire l'orbita del primavera, vuol dire l'orbita dell'equatore. Dove sono qua io? È molto semplice, molto facile come principio di calcolo. È molto semplice, non c'è molto da fare come calcolo. Alcuni dicevano no, è impossibile calcolare l'orbita dell'altezza del sole, la triangolazione è impossibile. C'è possibile, ci sono alcuni errori, forse un paio di chilometri, ma quello non è importante. Si può fare la triangolazione del sole, molto semplice. Allora, vediamo un po' se ci arrivo. Questo è il rapporto aureo, no? Questa è la sezione aurea di 1 qua, 1 a 6, 18, come 1 a 6, così, no?
e c'ha tanti nomi belli in italiano: sezione aurea, rapporto aureo, numero aureo, costante di fidia, non so chi è fidia, o proposizione divina. E visto che c'è sempre il rapporto, c'è sempre lui l'architetto dentro in ogni caso. E allora questa è, dove stava questo qui? Ecco qua, questo qui. Vediamo se c'è, non c'è internet, aspetta qui internet. Ok. Ecco qua, posto, ecco qua. Ecco, cosa ha fatto qua questo ragazzo che ora è qui, qui si vede, questo ragazzo che ha fatto? Ma mica solo lui, tantissimi hanno fatto questo calcolo. Però lui ha avuto la direzione di farla durante l'orbita dell'equatore, no? Ha fatto questo calcolo. Il calcolo di, ha preso le misure da Sana'a, Sana'a si trova nel Yemen, vicino all'Arabia Saudita, e di Bangkok. Ma se stanno, che stanno su per giù sulla linea dell'equatore. Diciamo che A e B, A è Sana'a e B è Bangkok. Molto semplice, no? Sapendo la distanza che sappiamo, no, attraverso i libri, insomma, si sa la distanza, non so quanti chilometri sono, saranno, se siamo 6.000 chilometri, 6.000 chilometri fra A e B, fra Sana'a e Bangkok, puntando a mezzogiorno, quando loro vedono il sole a 45 gradi, lo vedono insieme, no? Si chiama per telefono, senti, c'è Pasqua, come sta da te il sole? 45 gradi, da me pure. Si fermano e lo misurano questa tangente qua, questo angolo. Che c'hanno 45 gradi qui e 45 gradi c'hanno pure qui. Avendo la misura di base, dividendo la distanza fra Bangkok e Sana'a, si arriva a 3.000 km, hanno il lato inferiore della base del triangolo e il numero di gradi del, fra, voglio dire, la, il calcolo del, attraverso il sestante, no? Si fa poi il calcolo della, dei gradi dell'angolo di osservazione del Sole, contemporaneamente a 45 gradi sia da Sana'a che da Bangkok. Con un calcolo di trigonometria si può arrivare alla distanza di, del Sole, che è la distanza C. È molto semplice come calcolo, non c'è niente di difficile da dire. Sapendo un pochino di trigonometria, sapendo pure il valore dei gradi, la distanza dell'altro, fai poi il trigono di Pitagora e trovi poi l'altezza. È molto facile. E lui ha trovato che il Sole ed è alto 6.207 km quel giorno lì. Però la variante può essere, per esempio, quando poi percorre l'orbita bassa, che può essere più bassa, però all'equatore misura la distanza alta 6.000 km, diciamo così, 6.000 km. E così anche gli altri pianeti, la Luna, il Mercurio, Venere e tutto il resto, attraverso sempre l'angolazione fatta trigonometria. Molto semplice alla fine, mica c'è problema. Bravo, no? Ok, cosa si vuole poi ancora arrivare? Ecco, attraverso qui, ora è bello, comincia ora, va. Ora va bene, perché ora c'è, vabbè, io comincio poi a acquisire di nuovo le altre nozioni che ho pronte. Allora che successe? Il Sole percorre un'orbita ovale, no? Allora si stacca molto da noi, cioè percorre un'orbita quasi oltre i ghiacci, percorre un'orbita oltre i ghiacci. Allora dico, ma dobbiamo andare a vederli, no? Neanche passa un mese da questo, no, mica loro guardavano a me, un mese così, ho saputo che avevano bloccato, chiuso per motivi ecologici, avevano chiuso il Mar Rosso, il Mar di Rosso, guarda caso, per le famose acciughe cilene, non so cos'era, l'Abruzzo, no? Cos'era l'Abruzzo? E che succede? Bloccano quella parte di mare, che io avevo già fatto il calcolo proprio lì, se no io, no io, è tutto perché c'era James Cook, il capitano, aveva fatto il percorso e io collegando, trovato lì, niente, solo, niente, soltanto ho fatto collegamento e basta, niente di speciale. Allora, proprio quel punto lì dove il Sole percorre l'orbita maggiore nel percorso ovale, no? Cioè, più distante da noi, no? Succede che lì bloccano per 600 chilometri quadrati, quasi 6.000 chilometri di costa, tutta quella zona lì è interdetta al turismo normale, per la pesca, perché hanno bloccato quei militari per
qui è un'entrata per entrare lì. D'estate, no, in inverno nostro, lì si forma un'apertura, si va fuori. Cioè, buca, cioè, vabbè, scusate, che era meglio se andavamo lì. Qualcuno mi aiuta a... perché lo dormo poi? Io ti ho aiutato. Allora, scusate, è chiaro, no? Il sole lì buca la barriera del muro di ghiaccio e si apre un nuovo orizzonte. E io non so che c'è, non lo so, vorrei sapere, vorrei andarci, però per ora è vietato andare lì, in ogni caso. Perché i militari, c'è l'accordo poi sull'Antartico, tutti quanti hanno fatto blanco, perché cioè, tutti gli stati sono messi d'accordo che firmiamo, no? Perché l'America ha detto la legge. Intanto capite. E tutti, finché lo sanno, gli stati hanno firmato. Hanno firmato, pagano, perché c'è tributo alla legge. Insomma, siamo sotto dominazione. Allora amico, c'è un problema, si apre un buco lì. Non passano neanche un paio di mesi e viene dal Brasile questa novità. C'è stato un gruppo di scienziati che hanno pubblicato che la Terra è convessa e pubblicano pure una forma della Terra che c'ha una scarpetta di Biancaneve, sembra, oppure gli darei un gesso, oppure un bidet. Adesso la forma sembra un bidet. Ah sì? Sì, ma l'avete mai vista? Siamo a questo adesso, Terra. Andate voi su Convex Earth, no? Oppure non so come fosse in inglese, e c'è la forma del bidet. E sembra la NASA, l'ho detto. Fatta da scienziati, eh? Della NASA. Che fanno i e rappresentano, oltre questo muro, una specie di un altro territorio, però solo lì. Cioè fanno vedere la Terra ovale, no? Sospesa nel nulla. Andate su internet, su YouTube. Sospesa nel nulla, uno pensa, come se navigasse sta scarpetto questo video, questo cesso, per me è un cesso. Infatti anche Eric Dubé lo chiama cesso, io gli faccio commenti, c'è un cesso. Ma questo è un affronto, questo vuol dire noi che siamo qua, che ci interessiamo del problema, no? Ci fa capire, la Terra è un cesso. La sapete, la gente che va, si avvicina, allora siamo un gesto, la sapete, ma quello sembra offensivo, è riuscito a pagare, eccetera. Questa è l'opposizione, sembra organizzata dai potenti per dirci, io li chiamo potenti, ci stanno arrivando, ora gli creiamo dei gruppi che ammettono che la Terra è piatta, però di sotto non c'è niente, navica, così. Quando io l'ho vista, dico, qui c'è il trucchetto, no? Si è messo qualcosa con Dino, abbiamo detto, Dino, qua ci vogliono fregare. Ha fatto un video contrario, subito all'istante, e abbiamo salvato, diciamo, la capra. I cavoli ancora no. Poi un pochino col tempo abbiamo andato a ripreso la gente, che non è normale, perché dovremmo portarci fuori. Dice che la Terra è un cesso. Questa è una piccola parentesi. Ora loro spariscono, perché sono sparito, questo è un desafio. L'abbiamo già mandati via. Loro hanno capito che hanno sbagliato, subito. Ora vi troveranno sempre, fanno sempre loro una prova di disturbarci, poi potranno un modello, forse in un'altra maniera, un altro cesso, oppure un altro bidet, no? Non faranno loro. Allora, il problema rimane che se abbiamo qua dei territori oltre i ghiacci, che il sole, io pure penso che il sole non fa soltanto questo movimento, ne fa pure uno anche inclinato verso il sotto. Questo come l'ho scoperto io seguo un blog francese. Sì, ma l'hanno detto. Io seguo un blog. Ah, qua? No, non è qua. Dove ce l'ho? Dove è l'altra cosa? Ah, un'oscillazione. Ah, qua, esatto. Siccome c'è un ragazzo che vive in Algeria, in lingua francese, e già abita nel deserto, non so, comunque già aveva un blog da 2 anni che non trasmette perché si è permesso di dire delle cose che secondo lui. E l'orario era unificato perché è regolato da un orologio che hanno prodotto in Cina che dà sempre gli orari, no? Che fanno? I fedeli si regolano su quell'orario lì e però non guardano fuori il cielo, perché è detto che la preghiera si deve fare nel momento stesso che appare, scusate un pochino qua, devo fissare la mano, si deve fare nel momento stesso che appare quel strattino di luce che già distingue la notte e il giorno, è una fila così, un rigo a malapena, un filo di luce. E già poi c'è l'uomo che sta sulla torre e grida, dice questo è il momento di fare la preghiera, no? E non è però sempre a livello nazionale, è sempre locale. Infatti
però siccome loro ci hanno tutto quanto unificato l'orologio, tutti aspettavano che l'orologio facesse l'ora e tutti praticavano sbagliato. E lui ha fatto montare questo qui nel blog e dopo già un giorno l'hanno censurato. L'hanno no, e lui non c'è più, è sparito. L'hanno distrutto. Il blog c'è, ma lui è sparito. È proprio a lui. Lui, lui per niente, io lo chiamo, il blog è fatto in ogni caso. E sbagliano la preghiera di mattina e quella di sera. Perché anche lì la sera sbaglia, perché vanno con l'orario della invece mezzogiorno vanno perché ce l'hanno visto le mezzogiorno. E la preghiera mattutina, come quella preghiera serale, non notturna, serale, del tramonto è sbagliata. E lui ha fatto notare questo qui, ai suoi musulmani, insomma, ha detto così e l'hanno subito cancellato, non c'è più. Il blog c'è, però lui non c'è più. Esatto. Allora, e perché ho detto questo qui? Perché questo qui l'ho preso dal suo blog, si mi ha fatto notare attraverso la forma stessa dell'uovo, che è l'uovo. Dove c'è? Abbiamo un uovo qua. Ce l'hai là, l'uovo, se voi vedete l'uovo qua, no? Com'è? Così? Una cosa così, così. E no, qui occorre avere in 3D, averlo in mano, ci vorrebbe un uovo vero. Però ma sembra vero quello, perché c'è una buona ombra. Vero, vero, perché però l'uovo ce l'avete davanti all'immagine, no? Se tu metti un uovo in mano, no? Non in piedi, perché in piedi no, perché l'uovo naturalmente sta coricato, no? Sì, sì. Allora c'ha una parte alta, una parte bassa, cioè la parte del cerchio qui è chiaro che sta in basso, no? No? È vero, no? Si capisce, no? Cioè più bassa. Allora vedete, anche il sole segue all'interno di questo uovo, ipotetico, che è la teoria la mia, non soltanto un'orbita ovale, ma segue anche l'orbita inclinata verso giù. Altrimenti non funzionerebbe, non può andare in linea diritta, poi uscirebbe fuori da questo uovo. Da questo uovo ipotetico, forse la forma del firmamento, della calotta, no? Che racchiude, non lo so, e comunque per forza seguire la forma interna che lo costringe a andare giù. Ah, scusa, prego. Ah, beh, tu ora non so, domande vai tu, aspetta. No, io poi mi perdo, no, lascia aperto. Ma ci bello lì bene così. Okay. Ora ha detto, non l'ho detto. Ok, dai. Allora. E vai domani. Dai. Allora. E cos'era? E se ci avevamo messo fuori ciò? Dai. Allora, che è inclinata. Esatto. Allora, questa orbita inclinata comporta che il Sole, nel punto che ho detto io prima, lontanissimo, oltre i ghiacci, perché lì va oltre i ghiacci, non è soltanto inclinata e va lì e basta, percorre il percorso, oltrepassa i ghiacci e sparisce a noi, cioè lo vedono sparire a noi. Che succede qui al Sole? Cosa avviene? Va basso il Sole, ma quando va basso? Quando va basso il Sole? Quando va giù, perché essendo piegata l'orbita, no? E lui deve fare il suo giro, no? Quando siamo nel solstizio invernale, ma va basso, ma dove va il Sole? Va giù, ma tocca terra? Non lo so, cosa fa? E questa è una domanda che io faccio pechina anche al solito. Io mi immagino questo Sole qua va giù. C'è una fotografia, c'è un disegno dove che poi per caso, no? Per caso, io per caso, sempre cercando, no? Ho trovato una volta un quadro, una foto di un disegno, è un disegno. È un disegno dove c'è rappresentato, molto famoso come grande disegno, cioè è un disegno dove c'è rappresentato degli uomini strani, gli uomini abbastanza non giganti, uomini che stanno riparando un sole all'interno di una struttura quadrata. Avete mai visto? C'è un sole spezzato. Ce l'ho qui, ce l'ho. Allora, cioè, aspetta, un attimino perché l'ho cercato. Non lo faccio. Scusate perché se no nasce. È l'uovo, prima l'uovo. E se no la gallina dove nasce? Thank you.
No, questo che devo finire perché non hanno la stessa, questo è importante, è una cosa molto importante, no? Vediamo là, io a me sapete, mi dispiace, se non faccio niente. Io mi ah, poi c'è da dire pure il tempo è breve. Comunque Ghina diede la spiegazione. Sì. Questo è un ottimo ascolto. Io sono convinto. No, dimmi, non sento. Sì, Ghina lo spiega. E poi c'è qualcuno che va nell'acqua, quindi si vede ogni cosa, penso, no? Si vede, si capisce? Cioè, sempre collegandomi al fatto di prima che il sole va bassissimo e lì cosa avviene? Cioè, avviene una cosa che non sappiamo. Cioè, il sole va in cura? Il sole va in cura? No, non è vero, no? Cioè, il sole va giù e poi torna di nuovo forte, parte, il sol d'oriente, i giapponesi sono fieri perché il sole ricomincia. Nasce. Ma noi abbiamo anche il Natale. Il Natale, da dove viene la parola Natale? Natale, dilla tu che sei latino? Natale è la abbreviazione della parola dei latini, cioè Natalis solis invicti. No, Natalis. Natalis solis invicti. La nascita del sole invincibile. Cioè, quanto si arriva al solstizio invernale, sappiamo che il 21 dicembre. Fino al 24 il sole percorre sempre la stessa orbita, sempre quella bassa, e per i latini significava il sole morto. Quando ricominciava poi il solstizio terminava, non era più sulla stessa, cominciava a risalire, no? Chiamavano i latini dire Natalis solis invicti, la nascita del sole invincibile, ripartiva forte. Cioè allora lì il sole va a morire, si può dire. E c'è un motivo, perché Natale non vuol dire che è Natale che è nato Gesù, lo fanno cadere nel 25, la nascita del Cristo, per far capire che sta nascendo il sole. In realtà noi la Chiesa Cattolica, chi è per loro, venera il sole, sono dei pagani, eccetera. Loro vero il sole, e tutti i simboli che c'hanno in chiesa sono tutti quanti Gesù stesso e lui il sole. E lì sono tempi cristicaggi, l'ostia, l'ostensore, tutto sole. Cioè noi, senza saperlo, stiamo venerando il sole. È chiaro, no? È chiaro così. Ok. Esatto. Cosa avviene lì? Viene il sole riparato perché sta morendo, è morto, alla rinasce. Però questo non può avviene nel solstizio estivo, e lì ancora è forte. E io l'ho visto questo solstizio estivo, sono stato al Circo Polare Artico in Norvegia a vedere il sole di mezzanotte. E se è successo un fatto bellissimo. L'ho detto l'altra volta nella scorsa conferenza, dove io ho creduto, se vuoi filmare, ho creduto di aver visto. Lontanissimo, fin giù in Australia. Dice, ma come hai fatto? Sei pazzo, io non bevo, non uso. Non è stata un'allucinazione. E sono stato io alle ore 24 locali della Lapponia, dove c'è questo, si chiama Avasaksa, no? Dice, sto spendendo un sacco di soldi per questo motivo pure, però me ne frega, perché a me se io non ci vado io stesso a guardare, no? Mi viene poi male a capirlo, occorre andarci di persona. Se è una collinetta, aspettate che ci arrivo subito. È una collinetta che... Questo è il mio sole di mezzanotte, ne faccio la fotografia. Il sole sta qui dietro, queste nuvole qua. Qui siamo, dovete anche pigliarmi, perché qui siamo alle ore 24, in Lapponia. E io stavo su una collinetta che era questa qua, vediamo se la troviamo. La collinetta era
Vediamo se la troviamo. Ce l'ho perché c'era prima. La cornetta. Dai, dai, non fai scherzi, vai. Ma io vedo organizzare meglio, perché non ha senso. C'è una collinetta che sta lì in Lapponia, creata apposta, non è una collinetta che sta lì per sbaglio, è una collinetta creata da gente che già sapeva forse anche il fenomeno, conosceva forse anche il fenomeno, e andavano a vedersi, eccola qua, dai, magari. E dai. Era scomparsa. Ah, questa. Allora, questa è la collinetta, vediamo se si riesce, ecco, questa è la parte che, questo qua, vedi questo pezzo qua, qui stavo io, il 24 notte, e qui guardo verso nord, così, questo siamo in Lapponia, la collina si chiama Avasaksa, è una collina, si chiama così, e basta, siamo in Finlandia, Finlandia e Svezia, qua vedi queste sono le saune finlandesi, no, quelle vecchie, e... A quell'ora già io praticamente vedo questo panorama di prima che il signor Jena sta facendo vedere, che questo io vedevo questo qua a quell'ora, era un colore oro, sembrava oro colato, vedete? Allora mi sono messo a guardare io e ho visto, dico, forse a vostra vista, però insomma c'è una vista talmente grande, no? Che io riuscivo a vedere inoltre. Insomma, qua, vedete, questo mouse, no? Se riesci a vedere qua il mouse, questo dove sono io, qua dentro io vedevo territori. Se riuscì attraverso questo gioco di luce, no? Era una specie di gioco di luce che io stavo di mezzo, riuscivo a vedere lontanissimo. Cioè, è possibile vedere lontano attraverso questa luce ideale. E se il sole è basso, a tuo nonno, che ho visto, ho detto, vedevo lontanissimo. Ok? Fino all'Australia. Non ho detto che vedevo delle terre. Ora se ero anche saggio, ho visto l'Australia. Ok? E attraverso questo gioco di luce si riusciva a vedere talmente lontano che dico, ma è possibile. Poi dopo mi sono messo con la testa a girare così e mi guardavo attorno tutto quanto l'immagine e vedevo anche una forma curva così. E dico, sono impazzito io, ora mi racconterei una fantasia, vabbè, ok. La smetto qui perché uno pagare pensa forse chissà che vino ha bevuto. In ogni caso io vedevo attraverso questa mia visuale, no? Ero mezzanotte. Vedevo lontanissimo e poi dopo le nuvole, non so se creava una specie di arco così, no? Se doveva essere alla fine, io penso doveva essere la parte finale, no? Dell'uovo, no? Calcolando. Però questo qui ancora non l'avevo fatto con questo schema dell'uovo non lo conoscevo, l'ho fatto dopo questo schema dell'uovo. Se vedete io mi sono poi pensato che io stavo vedendo la parte terminale dell'uovo, che era breve, non era grande, perché quella grande dovrebbe vederla al contrario, andando in Alaska e vedendo verso lì. E quello è interessante. Ci andiamo? E questo è il mio prossimo viaggio. C'è una domanda, posso fare una domanda? Ma dopo mi perdo e mi fai venire e non so perché io c'ho ancora alla fine di dal suo interno quando se la perde sì, meglio parlare perché dopo da lì dopo io da qui poi passo per un altro discorso sempre lì collegato che c'è stato fatto un commento in francese che ho tradotto su delle informazioni che si hanno già nei paesi arabi e questo è un dialogo fra i rabbini che conoscono il Pentateuco, i libri sacri di Mosè, e dove c'è invece fatta l'intervista al profeta di Maometto praticamente, e viene chiesto a lui, tu che sei profeta e sai tutto, mi sai dire che c'è oltre il muro di ghiaccio? Così è la domanda fatta, e comunque la tradizione islamica dicono che allora c'è questo racconto e viene anche documentato, non so se è vero, io ve lo racconto. Perché non si parla per la prima volta cosa c'è oltre il muro dei ghiacci. E io mi sono messo a tradurlo e l'ho trovato anche interessante. Certo. E poi parto da qui. La domanda qual era? La domanda è semplice.
secondo me, Aristarco e Aristotele già avevano, sì, certamente. Però attualmente nelle scuole di navigazione, sia per quanto riguarda i marinai, sia per quanto riguarda insomma, cioè, quelli che portano gli aerei, ai ragazzi gli insegnano a fare il calcolo del sole reale e del sole apparente. Cioè, allora di conseguenza già ci sta un'entità insomma, che viene a essere insomma, apparente, che possiamo calcolare insomma, a 5.000 eccetera, però può essere pure che riflette nata cosa da chi santo sta. Che, come la pensi? Non lo so, è una domanda questa, è una domanda, posso rispondere, una domanda qua, la so rispondere io. Io so che come le carte geografiche usano il sistema della terra piatta, non è vero un sistema paralotonico, loro si muovono. No, questa è terra piatta. Questa è terra piatta. In ogni caso le carte geografiche, tutto quanto è basato sul sistema della terra piatta, perché la nave mica va in salita, per esempio da Palermo a Genova, mica il capitale, oppure da Genova a Palermo, mica piglia appena quando va giù lui. La nave va sempre sul piatto. Tra sole reale e sole apparente. Hai capito quello che ho detto ora? Sì, ho capito. Da Genova a Palermo, il capitano va nel mare, mette sempre la marcia, la quarta, sì, però, e qua. Non mette il freno, se no dovrebbe mettere il freno, dovrebbe mettere senza il freno. Senza questo calcolo l'aereo insomma, sta in difficoltà. Non so, è una domanda che non so rispondere, mi sembra una domanda. Mi sembra una domanda. Scusa, la forza di gravità non c'entra nulla. Non esiste, è una parola. Cosa? È una parola, è un termine. Cosa non esiste? Gravity è un termine. È come per esempio in Germania dicono quando la gente non sa più andare avanti per convincere una persona oppure già gli ha detto tutto, dicono ich habe mein Latein fertig, ich bin mit mein Latein, io sono con il mio latino, ho finito, nel senso tutto quello che c'è da dire ce l'ho detto con latino, ma senza che cosa ho detto io con latino, io ho finito, ho detto tutto. Ma io non lo capisco il latino. Aspetta, è quello lì è infatti, che tu non lo sai il latino, ma loro lo sanno. Ma io non lo so il latino, parla anche italiano. Ma col latino ti prendono in giro, ti dico per esempio ostrobus, che tu cosa capito? Niente, però è un dottore lui. E la parola gravity l'hanno inventato per non far capire niente. In realtà è peso, basta, è densità. Ma dicelo, magnetismo. E quello lì. In realtà risolvi il problema. Allora, cosa? Fai tu una conferenza, facciamo. No, 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 allora, sto andando a prendere il caffè. Un attimo. Allora, gravity e peso, l'hanno chiamato soltanto in un'altra maniera, che tu da sciocco, non tu in generale, no? Pensi a gravity, wow, gravity e peso. Sì, ah, gravity, attrazione, che cazzo, mica che attracco, ma che bello, ma ti usate, dove è la calamita? La forza di gravità. Dove è la calamita? Dove sta? Non ce n'è. Ma chi lo dice che non esiste la forza? Ah, tu sei calamitato, cioè, tu sei attaccato al terreno, calamitato, senti questa cosa, la senti o non la senti? E che gliela sei un pochino più. Allora, cosa avviene allora? Allora c'è questo percorso, allora, questo grande dialogo e no, risposte a delle domande precise, no? Che c'è oltre il muro del ghiaccio? Sa, va bene? Lo vedo, lo metto sulla lavagna, sullo schermo. Ah, che c'è oltre il muro di ghiaccio? È bello, interessante. Ok. Allora, perché leggendo poi ci arrivo, altrimenti poi... Ok, di colore si vedrà, esatto. Nelle fonti, dalla fonte dove io ho preso questa traduzione al francese, nelle fonti islamiche noto che ci sono continenti nascosti oltre il muro di ghiaccio con altre popolazioni e i loro nomi sono Taris e Takil o Takil. Allora, ci sono popolazioni oltre il muro di ghiaccio, ok? Però prima della montagna di Smeraldo, siamo qui, forse la montagna di Smeraldo sta qui, diciamo, raccoglie questo percorso, 440 km alta, ricordiamoci l'altezza è importante, ci sono inoltre dietro Taris e Takil due grandi città, territori di colore Smeraldo, Yabul e Yabus. La loro grandezza, in senso semicerchio, no? È di 72.000 km. Allora, andiamo qui noi, la circonferenza della Terra sappiamo che è 40.000 km, quello ufficiale. Abbiamo a che fare con una circonferenza di 70.000 km. E vi sono la montagna di Kaf, no? Coloro in smeralda, e vi sono in questa
in questa montagna attaccate due città, chiamavano territorio, città, attaccate alla montagna. Così sta spiegando qui, eh? Questa è nuova, molto nuova questa qui. Allora, la montagna di smeraldo che circonda la terra, ora parla della montagna di smeraldo. Il profeta dice: Dio ha creato la montagna di Kaf tutta intorno al monte è chiamato il palo, il pilastro della terra. E c'è infatti, secondo il Corano, dice: le montagne sono dei pilastri, versetto 7, qui non so cos'è questo. Questa nostra terra è nel mezzo della montagna di Kaf, e questo è come il dito nel mezzo di un anello. È interessante, questa terra è dentro la montagna di Kaf, e la terra è come un anello. La terra è il dito e la montagna è l'anello. È chiaro? Ci siamo fino a qui, no? È importante perché ora va avanti, è molto interessante la storia. E cioè il dito è la terra, l'anello è la montagna, gli sta attorno alla montagna, sta lì, è come se fosse così, una specie di cosa attorno, alta, no? Ecco, concava o convex, attorno alla terra. Questa montagna è di colore smeraldo blu, cioè fra il verde e il blu. Nessun uomo può arrivarci perché occorrerebbe trascorrere 4 mesi nell'oscurità. Io ho già fatto il caso quando può essere grande il percorso da trascorrere nell'oscurità. Calcolando che un uomo percorre all'ora 5,7 km all'ora, calcolando per 24, per 120 giorni a piedi, no? Faccio bene il calcolo, no? 120 giorni in 4 mesi, di oscurità. Ma bisogna per forza andarci a piedi. Ah dai, perché così a quel tempo mica c'erano cavalli oppure somari come te. Allora, se andavo o in cammello o in somari. Però adesso potremmo andarci. Ci andavi te. Okay. Il motorino. Esatto. E siamo qui, nello scudato. Ecco, l'ho visto, non ci è andato lui con l'aereo. Aspetta, ma qui si parla dei tempi, ancora si andava a cavallo. Infatti si tratta di un percorso fatto a piedi. Infatti nessun uomo può arrivarci perché occorrerebbe trascorrere 4 mesi nello scudato. Cioè nessun uomo poteva andare lì a piedi e camminare per 4 mesi a freddo. Freddo e buio. Lo voglio dire io, già mezz'ora già al buio, al freddo, come mai 4 mesi in piedi? 4 mesi mi sembra una cosa improbabile. Io ho fatto un calcolo, 6 km all'ora, che un uomo percorre camminando a piedi, un passo normale, senza correre, per 24 ore, per 120 giorni, vengono fuori 16.000 km di distanza. Praticamente questo tratto, secondo me, buio, e ho fatto un calcolo così approssimativo, misurerebbe 6.000 km. Oggi con un aereo di linea, un aereo di caccia, possiamo percorrere questa distanza abbastanza veloce, e forse già ce l'hanno fatta. Ecco, lo voglio arrivare, perché 6.000 km sono percorribili con un aereo abbastanza rifornito. E la distanza che c'è tra qua e l'Australia? Insomma, sa buono. Ok. In questa zona dove c'è questa montagna non c'è nessun sole e nessuna luna in questa montagna. Ed è così blu che il colore azzurro che vedi nel cielo proviene dallo splendore della montagna di Kaf, che si riflette sul cielo. Il colore blu viene da questa montagna. Cioè io penso, ho fatto anche nella mia ora, l'ultimo giorno, che in realtà noi se stessimo più attento, quando abbiamo il giorno il blu, e se riuscissimo a concentrare dei telescopi potenti da distinguere fra cielo e montagna, perché è talmente blu questa montagna, noi scorgeremmo forse anche la montagna. In realtà sta lì, sta all'orizzonte, perché 440 km alta. Cioè io penso, siamo già racchiusi da questa montagna, no? Così, no? Cioè a forma così. E poi c'è il cielo. Il cielo che si riflette sulla montagna diventa blu, però dalla montagna. Se noi guardassimo fosse direzione dritta e fosse fatto una cosa, noi vedremmo la montagna, perché è altissima. Non guardare lì, la montagna è là. Ah, no, è che mi sono perso. Tu vai di là, è là, la montagna è lì, tu vai di lì, non so. Io sto ancora pensando ai musulmani che sbagliano la direzione della preghiera. Te lo mando per posto qua. Siamo già solamente siamo già tutte le comunità. Ok. Ma noi dovremmo fare l'esperimento. Questo, ma che esperimento? Ok, allora ora già ho fatto. Allora, questo se non fosse così, il cielo non sarebbe blu, perché tutto dipende da questa montagna. C'è la riflessione, e torniamo all'argomento di Dharma, che dicevo che. Dove è Dharma? C'è ancora?
tutte le montagne che vedi nel mondo, nella terra, appartengono, sono collegate alla montagna di Taf. È chiaro, no? Tutto quanto, ritorna il problema del pilastro unico, no? Tutto quanto è poggiato su questi pilastri, no? Poi nell'abisso, se ti fa sempre alla creazione del mondo, la terra sta sopra i pilastri, no? Sappi che la montagna di Kaf, se non esistesse la montagna di Kaf, tutta la terra tremerebbe incessantemente e le creature non potrebbero vivere su di essa, perché tiene tutto quanto fermo, fisso. La terra è fissa. Grazie alla montagna che tiene tutto, no? È chiaro, no? Ha detto anche la grido. Ah, beh. Risposte sulle questioni riguardanti i paesi che sono attaccati alla montagna. Queste due città o territori, una ad est e l'altra ad ovest, infatti creano una specie di come le ganasce di un freno di macchina, delle ruote, no? Una sta qui e una sta qui, crea una specie di e una sta qui, così è creato, quindi così lo vedete, no? Stanno alte attorno alla terra, una sta qui città e una sta qui, ok? Posso fare una domanda? Prego. Ma che tipo di abitanti ci sono? Ora lo dici, arriviamo, sì. Perché le domande che fai tu le fanno anche i rabbini. Allora, Diabulka è chiamata quella d'est, soltanto per dire, rispetto a un suo quale centro, no? Diabulka è quella di est e Diabusa è quella di ovest, tanto per dire. Ognuna di loro è 12.000 baranges o baranges lunga per 12.000 baranges larga. Io ho fatto questa misura in francese. L'ho trovata nel dizionario, che è un baranche, oppure un baranche, ed è 5,6 km ampio. Quindi, calcolando 12.000 baranche, no? Per 5,6, si ha un totale di 67.000 km. Per 67.000 km quadrati avremmo 4 miliardi e 500 milioni di chilometri quadrati, d'accordo? È chiaro che qua è il numero che si vede, no? Allora, ho fatto il confronto con l'Asia, che è soltanto 44 milioni di chilometri quadrati, prendendo questo uno dei continenti di queste terre attaccate al monte, alla montagna di Kaf, ed è 101 volte, diciamo, 100 volte più grande dell'Asia. Ha voglia di terra qua, ragazzi? Chi può costruire? Ci abbiamo due terre di 100 volte più grande dell'Asia. È chiaro il concetto? Oh, c'è terra? Però non possiamo abitarla, perché risponde. Queste due città si trovano nell'oscurità e contigua alla montagna di qua. Sempre nell'oscurità totale. Però non tutta, perché poi dice ancora avanti. Ognuna di queste città ha 1.000 fortezze e in ognuna di queste fortezze vi sono migliaia di uomini che fanno la guardia ogni notte. Il turno di... c'è un motivo perché fanno la guardia. Il turno degli uomini che fanno la guardia di quel giorno non ritorna più che un anno dopo. Se poi fanno il turno tutte queste persone e poi ritornano un anno appresso. Pensa quanti uomini sono addetti alla guardia. Se quasi tutto quanto il territorio, tutti sono addetti alla guardia, se fanno la guardia, ecco, fanno la guardia tutto quanto. Quindi su questa barriera ci sono dei guardiani, giusto? Esatto, sono dei guardiani. Come in Game of Thrones. Questo non so che roba è, non conosco. Come in Game of Thrones. Ho fatto pure un calcolo qui approssimativo, ho cercato di capire per interpretare le cose, ho fatto che comunque sono 365 milioni soltanto per fare la guardia a questa zona. Sono un po' di più, ho fatto un po' di cose, un po' se un po' finalizzato, poi fatto le cose. 65 milioni nell'arco dell'anno, si danno sempre il cambio un giorno, però sono sempre loro addetti alla guardia, si danno il cambio un giorno, ma sono sempre addetti alla guardia. Ci sono 365 milioni di uomini disponibili all'istante? No, all'istante nel senso che c'è guerra. Sono come riservisti, no? In America li chiamano e sono già pronti a combattere, casomai, no? Però loro lo fanno durante l'arco di un anno, questa guardia, c'è questi uomini. Ma uno perché deve combattere sulla... c'è un motivo, sarà pure un motivo, non so perché, non lo so. Perché ho un numero così elevato di persone per fare la guardia in questo posto? Insomma, tu solo domani, ascolta, poi per andare a fare esperimenti. Non ha senso ora. E perché, fare domanda, perché tanta gente che deve fare la guardia in questo posto? E perché da queste parti c'è un gran numero di persone che appartengono a queste genti che sono chiamate Taris e Tatil, che sarebbero i cattivi, ok? Loro fanno la guardia a questo popolo che è dopo il muro di ghiacci. Qui si tratta, loro questi qua
di Abus, da Bruk, stanno qui, questo del colore smeraldo, la montagna. E queste popolazioni stanno sopra il muro, stanno qui. E questi qui fanno sempre la guerra a questi. Sì, abbiamo sono pochi, abbia, sono pochi. Quanti sono? Uno ogni 1000 chilometri, insomma, va alla fine. Che si guarda? Cosa detto? E non mica ti ho detto quando misura la misura, ho detto quando misura. Ma tanto che ci sono arrivati. Ok, e mi fai che ne so io, so dei numeri, che ne so io, se mi fai calcoli strani, tanto pigliate come cosa. Oh, loro fanno la guerra a questi qua, perché questi qua quando vanno sono cattivi e sono buoni, ok? È lì il gioco. Sono dei cattivi, loro fanno la guardia e li controllano, insomma. Dei cattivi racchiusi. Un racconto che sono fantastico. Sì. Vediamo come racconto. La signora voleva fare una domanda. Insomma. Ok. Ma ci vuole un mediatore perché altrimenti. E lo faccio, ma se una conferenza, ascolta, puoi fare domande. La conferenza si fanno le domande. Sono incessantemente portalo fuori, che facciamo? Sono incessantemente in guerra contro questa società e combattono contro di loro. È a causa di questi popoli che vi sono tutte queste guardie e sentinelle, ok? E questi saranno i sentinelle che fanno la guardia perché sono sempre in guerra, ok? Poi la domanda a profeta, gli abitanti di Abussa sono figli di Adamo? Il profeta risponde, no, non conosco nemmeno Adamo, sono più vecchi di Adamo, cioè non lo conosco, sono fuori dal contesto nostro. Sempre secondo racconto. Poi si chiede, il diavolo è entrato nelle loro case? Se neanche lo conosco il diavolo, penso proprio. Perché sono più giovani di Adamo, non lo conosco. Sono lontani dal contesto nostro, non sanno se sono, noi non ci conosciamo, non sanno che ne esistiamo neppure. Lo sai, se sono in un mondo parallelo ma fuori. Ma questo come fa a raccontarlo? Insomma, come fa, ora si chiede, come fanno a vedere, perché è buio, come fanno a vedere se è buio? Risponde, la luce viene dalla montagna di capo, è una luce verde, blu, la luce fosforescente, però sempre fissa. Qua domanda, facciamo in fretta. Le loro mura, le loro piedi, le loro polvere sono tutte quante con la luce splendente, tutto risplende, le case, la polvere, la terra, no? Già terminato, guarda. Allora, poi la domanda, cosa mangiano? Le erbe che crescono dalla terra, cioè non devono lavorare. Mangiano dalla terra, ok? Sono vegani. Quale? Mangio dalla terra, mangio dalla terra, ciò che vedi e mangio. C'è un lavoro, no? Dalla terra. Dalla terra. È chiaro. Oh. Quali vestiti indossano? Non hanno bisogno di coprire i loro corpi con i vestiti, stando senza vestiti, non li usano. Dunque sono degli angeli, si domandano, perché siamo nel contesto del gioco, no? No, ma la loro obbedienza a Dio è come quella degli angeli, sono simili agli angeli. Hanno dei figli? Non desiderano averne, non ne vogliono avere. E come mai? Perché sono tutti maschi e non hanno femmine. Quello che non sapete, così. Prima evitavamo di leggere la storia. Allora, perché qualcuno degli uomini di questo mondo può arrivare in questo posto? Se qualcuno che abita con noi può arrivare in questo posto, si chiede, è possibile arrivare lì? Allora si fanno delle ipotesi dove dice nessun uomo ha la forza per andare da questi popoli perché dovrebbe trascorrere, attraversare 4 mesi nelle tenebre e nel freddo. Tuttavia, al tempo di un profeta chiamato Ud, 3 uomini di questo gruppo uccidono dal loro popolo, divennero credenti, credettero nel profeta e arrivarono in questi luoghi. Qualcuno ci è arrivato, Ecco perché abbiamo anche questa storia, secondo me. Alcuni sostengono che Diabruk e Diabussa siano al di là del mondo in cui tramonta il sole, ecco perché il sole lì. Alcuni credono che questo anello, no? Sta proprio al di là del luogo dove tramonta il sole, dove il sole va a morire. E questo è interessante, ecco perché questa, la storia io l'ho letta, l'ho tradotta perché interessava a me il sole vedere dove andava a tramontare. Ecco perché era interessante la storia. Si dice anche che se non fosse per il rumore e il tumulto di queste due città, perché fanno un rumore enorme, gli abitanti della terra avrebbero sentito il rumore dell'alba tramonto, perché talmente rumore. Ma non è vera storia, ma è una fantasia di quello. E se così fosse, ci sarebbero più informazioni su queste due città, di questo mondo, di quando ne abbiamo effettivamente e delle persone che le avrebbero visitate. Sarebbero conosciute come Gog e Magog, e qui ti voglio. Sai che era Gog e Magog? Il libro di Ezechiele. Esatto, e siamo già arrivati a Gog e Magog. È il muro di Zulkarnain che è identificato come Alessandro Magno. Sai perché? Questo nome qua vuol dire l'uomo dalle due corna. E Alessandro Magno indossava un cappello, qualcosa che aveva delle due corna.
e che lui l'ha vista Alessandro Magno, che poi Alessandro Magno è quello che poi ha chiuso il muro per non far entrare l'anticristo. Ecco perché Gog e Magog è famoso, perché Gog e Magog è da dove verrà un giorno l'anticristo, e lui Alessandro Magno ha chiuso il muro, e a quanto pare o l'hanno già bucato, potrebbe essere perché ci abbiamo gente così in giro. Si dice anche che Zul Carnet a San Romagno trascorse 2 mesi nell'oscurità volendo raggiungere questa città. Non ci riuscì perché avrebbe dovuto camminare per altri 2 mesi nel buio e nel freddo, perché a distanza di 16.000 km di percorso. Questa è una storia meravigliosa, vi è piaciuta? Ho finito, ciao!